Bene, procediamo ora ad elencare e a dimostrare tutte le procedure necessarie a fine servizio per la pulizia delle attrezzature del caffè espresso. Partendo dalla macchina e dai gruppi e dai portafiltri e dai filtri. Ecco, iniziamo con la pulizia dei gruppi, dei portafiltri e dei filtri. Perché è essenziale pulire gruppi, portafiltri e filtri? Perché dopo ogni singola estrazione l'elettrovalvola che c'è all'interno del gruppo andrà a risucchiare i residui di acqua e polvere di caffè, oli essenziali del caffè che andranno ad intrappolarsi attaccandosi ai condotti interni appunto del nostro gruppo. Come rimuoverli? Grazie all'utilizzo di Pulicaf con un filtro cieco. Vedete, un filtro cieco è un filtro privo di fori. Noi andiamo a introdurre all'interno circa 5 grammi di prodotto in questa maniera. Sganciamo il nostro filtro. Prima dobbiamo avere l'accortezza di pulire in maniera perfetta le guarnizioni della nostra macchina. Quindi facciamo scorrere un po' d'acqua e poi con questo spazzolino apposito passiamo tutto intorno al fine di togliere i macro residui di caffè che si sono accumulati durante la giornata appunto sulle nostre guarnizioni. L'azione che abbiamo fatto, vista proprio su una doccetta sganciata, è stata quella di andare ad intervenire su questa parte di gomma tutto intorno, in questa maniera. Benissimo, quindi andiamo a inserire il nostro filtro cieco all'interno e andiamo ad erogare come se andassimo a erogare un semplice espresso. Come vedete dallo spout del portafiltro non sta uscendo niente, quindi l'acqua sta andando sotto pressione e sta creando l'emulsione del nostro detergente che grazie ai principi tensioattivi e grazie al potere pulente appunto dell'acqua, nel momento in cui interromperemo la nostra erogazione, questo detergente verrà risucchiato dall'elettrovalvola all'interno del condotto del nostro gruppo e verrà scaricato sulla parte retrostante la macchina, verrà scaricato nella bacinella. Benissimo, quindi questo è quello che è successo. Ecco, questa operazione va fatta 5 volte senza sganciare il portafiltro. Dopodiché andiamo a pulire con la stessa acqua in erogazione il nostro filtro cieco e ora passeremo alla fase del risciacquo, ovvero col filtro cieco pulito andiamo solo con l'utilizzo dell'acqua a ripetere la stessa operazione andando a sganciare il filtro cieco dopo ogni singola erogazione. Facciamo questa operazione al fine di andare ad eliminare tutti i residui di detergente che si sono accumulati all'interno del condotto del gruppo. Ok, benissimo, adesso la nostra acqua è tornata limpida e pulita e possiamo procedere con la pulizia del portafiltro e del filtro. Cosa facciamo? Andiamo a riempire questo contenitore fino al livello con dell'acqua calda e sganciamo con questo comodissimo strumento sempre ideato da Pulicaf il nostro filtro dal portafiltro e quindi andiamo ad inserire direttamente portafiltro e filtro all'interno del nostro contenitore. Ecco fatto, il nostro contenitore è arrivato a livello ed andiamo ad introdurre una dose di Pulicaf. È importante avere l'acqua ben calda, superiore ai 60 gradi centigradi, anche perché avete visto nel momento in cui ho inserito il detergente all'interno della nostra acqua calda, il principio attivo si è attivato, appunto. E quindi il detergente sta praticamente andando a mangiare tutto lo sporco, l'olio e i grassi che erano attaccati sia sul filtro che sul portafiltro.